parte un nuovo anno, ma prosegue la stagione della Serie B Old Wild West di basket. Un benvenuto da Vito Troilo e Luca Ferrante al match che chiude il girone d'andata nel gruppo D del terzo campionato cestistico nazionale. Di fronte Lions Bisceglie e Stella Azzurra Roma. Una gara che potrebbe consentire alla compagine di coach Gigi Marinelli di ottenere il quinto successo consecutivo, sarebbe il decimo al giro di boa della regular season. D'altro canto, anche la giovanissima squadra capitolina allenata da Massimo Prosperi punta a girare la boa di metà campionato con un record positivo. Al momento 7 vittorie e 7 sconfitte per la Stella Azzurra. Questa è la classifica del girone D. Dopo le prime 14 giornate, Palestrina già qualificata per la Final Eight di marzo, Final Eight di Coppa Italia. La seconda formazione proveniente dal gruppo D sarà una tra Matera e Salerno. Si deciderà tutto in questa giornata. Bisceglie in quinta posizione, Luca, forse non la collocazione che ci si poteva aspettare per i Lions, che magari ambivano a stare un po' più in alto, ma dopo un inizio un po' balbettante è arrivato un dicembre fantastico con 4 successi consecutivi. Dopo aver sprecato tanto in trasferta con qualche sconfitta che non doveva andare, i Lions si sono subito riscattati e hanno messo su 4 vittorie consecutive. E ora, terminato un 2019 e un dicembre ottimo, bisogna riaprirlo con il quinto successo consecutivo per chiudere al meglio il girone d'andata e riprendere subito la marcia col girone di ritorno. Ma tuffiamoci alla scoperta dei protagonisti di questa gara, i quintetti scelti dai due tecnici nelle grafiche curate da Antonio Lopopolo per la regia, come sempre, di Mimmo Mastandrea. Per i Lions, i playmaker Marco Rossi con la maglia numero 11, la guardia Gianni Catagalli col 12, l'ala piccola Andrea Chiriatti col 6, l'ala grande Mattia Strigo col numero 8 e il centro Leo Marini col 15. Il quintetto della Stella Azzurra Roma con il numero 49 Matteo Ghirlanda, con il numero 11 Matteo Visintin, con il numero 5 Marco Rupil, con il numero 3 Agustin Zie e con il numero 50 Thomas Reale. La gara è diretta dagli arbitri Edoardo Ugolini di Forlì ed Elia Scaramellini di Colli Almetauro, provincia di Pesarubino. Segna punti Vito Viola di Bari, cronometrista Stefano Monaco di Foggia, addetto ai 24 secondi Roberto Scardigno di Bisceglie. A voi tutti buona partita, nuove divise per i Lions che si presentano naturalmente in tenuta blu, mentre la Stella Azzurra giocherà col bianco. Ecco la palla 2 amministrata da Ugolini e il primo canestro della partita subito realizzato da Matteo Visintin, che mette immediatamente l'accento su questa gara, è uno dei protagonisti più attesi. Ha già fatto parlare di sé a inizio stagione, vuole continuare a regalare spettacolo. Matteo Visintin, una guardia appena di classe 2004, che però è già diventato uno dei protagonisti di questa Serie B. E l'impatto, quello su cui la Stella Azzurra conta per provare a sorprendere i Lions, tiro da 3 punti con spazio sbagliato da Cantagalli, rimbalzo toccato da Andrea Chiriatti. È un nuovo periodo di 14 secondi per la compagine di Marinelli. Drigo con lo skip per Cantagalli da 3 punti sul secondo ferro, il rimbalzo di Rupil che comanda la transizione, il consegnato per Reale, circolazione di palla per linee esterne, trovato adesso Onzie contro Marini, step back, il tiro preciso del lungo della Stella Azzurra che va a realizzare il canestro del 4-0 per la compagine di Prosperi. Il canestro realizzato dal giocatore classe 2003, età media bassissima quella della Stella Azzurra, progetto che da diversi anni sta ottenendo buonissimi risultati a livello giovanile e non solo. Intanto un giovanotto di 38 anni, Marco Rossi, realizza il primo canestro della partita per i Lions. Un minuto e mezzo, i ritmi sono
abbastanza elevati. Rupil contro Rossi, palleggio, arresto e tiro per Rupil che va a bersaglio. La Stella Azzurra ha cominciato benissimo. Sì, la velocità è il fatto forte per la Stella Azzurra Roma, che cerca subito di aumentare i ritmi di questa partita. I Lions dovranno cercare di tenere a bada i giocatori avversari e forse fermare un po' la partita e ragionarci. 4 secondi per questa azione d'attacco, forse hanno ragionato troppo, ma c'è un gran passaggio di Rossi per Chiriatti, la stoppata di Nzie, va in transizione Roma, ma la palla è soffiata da Rossi a Ghirlanda, il contropiede dei nerazzurri con il canestro di Andrea Chiriatti. Se c'è da battagliare, i Lions dimostrano immediatamente di non avere alcuna intenzione di tirarsi indietro. Visintin, questo canestro vale 2 punti ed esprime in maniera piuttosto compiuta tutto il talento di questo giocatore. Zone press per la Stella Azzurra, ma Bisceglie è dentro la partita mentalmente. Trovato Rossi con il blocco d'incontro di Marini, completato il triangolo, la Stella Azzurra non ci capisce nulla. L'assist è di Andrea Chiriatti, il canestro di Leo Marini e naturalmente Bisceglie vuole speculare sul inevitabile gap in termini di esperienze, di malizia di una squadra formata da giocatori giovanissimi che potrebbero risultare acerbi. Vuole sopperire con l'atletismo, l'errore di Nzie, il tap out di Marini, rimbalzo poi conquistato dalla formazione di Marinelli. Arriva Drigo che riesce a tenere la palla, si tuffa a Cantagalli. La pressione di Roma naturalmente è uno stimolo in più per Bisceglie, che sappiamo essere squadra alla ricerca della sua definitiva identità in difesa. Le cose rispetto all'inizio della stagione sono sensibilmente migliorate, ma si può fare ancora molto di più e sarà molto probabilmente proprio il rendimento difensivo a dare una linea di continuità alle prestazioni di Bisceglie. Intanto Rupil va ancora a segno, 10-6 per la Stella Azzurra, che ha realizzato già 10 punti in poco meno di 4 minuti, consegnato da Marini per Cantagalli. Blocchi, 2 blocchi per l'uscita di Rossi, che prende a ricciolo perso il suo avversario, l'errore, ma il rimbalzo offensivo è di Leo Marini che accorcia sul 10-8, mette subito palla per terra Ghirlanda per la linea di fondo, il fallo commesso da Mattias Drigo. Ci si chiede naturalmente se la Stella Azzurra possa reggere questo tipo di ritmi a prescindere dall'età. Ci vuole anche una lucidità mentale per portare avanti questo tipo di pallacanestro sui 40 minuti. Sarà tutto anche un fattore mentale questa partita. Intanto i nerazzurri erano passati a zona in un primo momento. Qui intanto Rupil va a realizzare altri 2 punti per il 12-8. Sono 6 punti realizzati da Marco Rupil, questo giocatore del 2001, il capitano della Stella Azzurra, appena 18 anni, ma abbiamo detto dell'età media bassissima. Perso adesso dall'angolo Mattias Drigo, la tripla sul ferro, le proteste del pubblico nerazzurro e poi il fallo di Rossi su Visintin, e il secondo fallo della partita commesso sempre dai giocatori di casa. La Stella Azzurra non ha ancora sprecato alcun fallo in questi primi 4 minuti e mezzo di gara. Abbiamo detto del rendimento delle 2 compagini. Bisceglie ha perso in casa solo con Nardò, ha poi rimesso in sesto un po' il suo record in trasferta, 3 vittorie e 4 battute d'arresto. Ora il jumper fallito da Leo Marini, ma c'è il fallo di Nzie a rimbalzo su Mattias Drigo e il primo fallo della partita per i viaggianti. La rimessa in zona d'attacco per i Lions. Bisceglie con 14 secondi a disposizione per andare al tiro. Siamo a metà del primo quarto, ha ricevuto Marco Rossi, reclama palla Drigo, adesso zona per la squadra di Prosperi in angolo, Cantagalli punisce la Stella Azzurra e accorcia 11-12. Adesso tocca a Bisceglie con la difesa schierata, è una 3-2 e Roma deve provare
ad attaccarla con i giusti correttivi. Inzie mette palla per terra contro Drigo, lo fa saltare sulla finta, sbaglia però il tentativo Inzie e il rimbalzo è stato catturato da Marini. Ancora Cantagalli, e l'errore imperdonabile dei giovani della Stella Azzurra, lasciar prendere la mira al cecchino livornese. 14-12, primo sorpasso per la formazione ospite, preciso anche Rupil che mette un'altra tripla, la terza della partita in assoluto tra le due compagini. Avanti adesso la Stella Azzurra sul 15-14, ancora Cantagalli, si sente caldo, sbaglia, prova il tap out Marini ma non riesce a tenerla. Dall'altra parte già la formazione ospite, ma Bisceglie rientra comodamente in difesa, c'è un contatto piuttosto leggero ma a giudizio della coppia arbitrale passibile di fischio il fallo quindi di Leo Marini. Primo cambio nella partita, fuori Andrea Chiriatti, dentro Filiberto Dri. Rimessa laterale per la Stella Azzurra Roma, che perde questa palla con Rupil, poi c'è il fallo di Inzie su Filiberto Dri, dovrebbe trattarsi del secondo fallo personale per Agustin Inzie, classe 2003, che è richiamato in panchina. Gli subentra con la maglia numero 27 Dino Boczewski, ragazzo del 2003. Una prima piccola tegola per Roma, che perde il suo centro titolare, almeno per il momento. Eh sì, una piccola prima emergenza falli per coach Prosperi. Qui intanto Bisceglie invece decide di attaccare e lo fa bene con Filiberto Dri. Ritorna avanti Bisceglie. C'è un fallo su Visintin che però in questa circostanza, insomma, è partito in maniera piuttosto sospetta. Leo Marini reclamava l'infrazione di passi e sinceramente non aveva tutti i torti. Lunetta per Visintin, 3 minuti e 29 al termine del primo quarto, mette fuori il primo tiro libero, il giocatore sicuramente più rappresentativo di questa squadra, del quale si parla di più. Lo vedete in grafica, ha appena 15 anni, è nato il 24 marzo del 2004, ha realizzato il secondo tentativo a cronometro fermo, 16 pari, Bisceglie è già in bonus, la Stella Azzurra invece ha speso soltanto due falli. La palla sotto per Marini contro il non entrato Boczewski, che spende un fallo ingenuo e Marini con la sinistra mette a segno il canestro che vale il nuovo sorpasso per i Lions. 18-16, partita vera ma ce lo aspettavamo tutti. Ritmi molto alti in questa partita, anche punteggio alto, 18-16, con Marini che può completare il gioco da tre punti. Una gara dove la Stella Azzurra Roma sta cercando di far valere con la sua fisicità. I Lions dovranno tenere testa. Qui intanto Marini completa il gioco da tre punti che vale il più tre di vantaggio. Toccherà difendere alla formazione di Marinelli, alzando l'intensità per provare a staccar via la formazione ospite. Il tiro di Visintin sul ferro, rimbalzone ad alte vette di Mattias Drigo, subito veloce la circolazione per i nerazzurri, fallo inevitabile, canestro valido di Leo Marini che si è inventato questo tiro, il secondo fallo di Boczewski e ora coach Prosperi spende un time out. Due falli per Boczewski, due falli per Zia, insomma Leo Marini sta facendo il suo lavoro. 2 minuti e 48 da giocare, Lions Bisceglie 21, Stella Azzurra 16. Alzare l'intensità anche fisica in difesa forse potrebbe dare ai Lions quello spunto giusto per andare via nel punteggio e staccare Roma. Sappiamo delle qualità della squadra di Marinelli in attacco. Eh sì, 21 punti realizzati in 8 minuti, Lions sono ancora il miglior attacco di tutta la Serie B con 82,6 punti di media realizzati. È un attacco che lo sta dimostrando anche in questa partita, molto
che può contare su più pedine, e infatti al momento è molto cercato Marini e stava facendo valere la sua fisicità sotto canestro. Ne stanno facendo le spese i due pivot della Stella Azzurra, che hanno commesso due falli entrambi. Infatti adesso si rivede in campo Agustin Nzie, decide di rischiarlo. Prosperi non ha moltissime alternative, a dire la verità. Marini ha completato il gioco da tre punti, 22-16 il punteggio, quando mancano 2 minuti e 40 secondi al termine del primo quarto. Reale attacca il ferro, bravo Rossi che resiste al contatto, l'errore di Reale, rimbalzo di Marini, Dri fino in fondo, c'è un fallo che vale due tiri liberi per il giocatore friulano, il cui impatto è stato molto positivo sulla partita. Dentro intanto Danilo Mazzarese con la maglia numero 23 al posto di Gianni Cantagalli, che con due triple consecutive ha suonato la sveglia in attacco in casa nerazzurra. Ora Bisceglie deve cercare di sfruttare il bonus già raggiunto dagli avversari per incrementare il bottino. In un'etta ci va Filiberto Dri nel silenzio generale del Paladolmen. Il freddo e il vento si sono fatti sentire e si fanno sentire, purtroppo non c'è il solito pubblico nell'impianto, nel grandissimo impianto di Via Ruvo. 24-16 col 2-2 di Filiberto Dri, e ora Bisceglie deve cercare di dare un'ulteriore scossa alla partita col contributo dei suoi under. Il primo entrato in campo è Danilo Mazzarese, fra poco toccherà anche a Cesare Zugno ed Edoardo Maresca, altra carta che Bisceglie può sfoderare. Deve inventarsi questo tiro Rupil, cross di Rupil sullo scadere dei 24 secondi. Ora la Stella Azzurra comincia ad andare in difficoltà. Qualche difficoltà infatti in attacco per la Stella Azzurra, invece i Lions continuano dritti per la propria strada sia in attacco che in difesa, dove stanno cercando di alzare l'intensità anche con l'inserimento di Danilo Mazzarese. Ora nuovo possesso per i Lions, che con l'assist di Filiberto Dri vanno a realizzare con l'under Mazzarese. Ora in avanti Roma. Sì, gran taglio di Mazzarese, qua un erroraccio di Visintin, sbaglia due tiri, soprattutto il secondo è pesantissimo. E dall'altra parte Bisceglie, un'altra palla difficile in questo caso per Mazzarese da Filiberto Dri. Registra intanto il primo vantaggio in doppia cifra della partita il team di Marinelli, 26-16, 1 minuto e 20 ancora da giocare in questo primo quarto. Rupil da posto, spara la tripla e la manda a bersaglio, accorciando le distanze. Deve naturalmente affidarsi al talento che in alcuni casi è senza dubbio cristallino dei suoi migliori interpreti, la Stella Azzurra, per provare a ricucire il gap che al momento è di 7 punti. Ora Drigo spedisce un pallone direttamente fra gli ultras nerazzurri, calibra malissimo la portata di questo proiettile che esce abbondantemente fuori dal campo. Un altro cambio per Roma, fuori Thomas Reale, dentro con la maglia numero 14 Adeola, un ragazzo del 2004 che gioca praticamente da 3, ovvero in ala piccola, consegnato per Visintin, accoppiato con Rossi. La differenza di età è notevole, si tratta di 23 anni tra Rossi, che è dell'81, e Visintin del 2004. Pensate un po', il fallo ora commesso proprio da Mazzarese su Adeola, che andrà in un'etta per due tiri liberi. Siamo già nell'ultimo minuto del primo quarto. C'è un cambio intanto, fuori Mattia Srigo, dentro con la maglia numero 17 Edoardo Maresca. I Lions giocano con nuove divise questa gara. Un cambio anche per Roma, è uscito Nzie ed è entrato con la maglia numero 55 Matteo Francioni. Abbassa il quintetto in questo caso Prosperi. Sì, anche perché Nzie ha due falli, quindi Prosperi cerca di conservarlo per un suo eventuale terzo fallo. Molto probabilmente giocherà con Ghirlanda e Adeola da lunghi in questo scorcio conclusivo del primo quarto. Intanto proprio Adeola ha realizzato il secondo tiro libero dopo aver fallito il primo. Si cerca inevitabilmente Leo Marini, un'altra azione canestro e fallo. Il tema tattico della partita
in questo tipo di situazione è chiaro, e quando interpreti come Marco Rossi hanno l'opportunità di incidere, si va in sala di incisione. Eh sì, Marini sta mettendo veramente in difficoltà i pivot della Stella Azzurra. Intanto, infatti, rientra Nzie. È la terza volta che Marini realizza un canestro subendo fallo. È uscito Francioni, mentre nei Lions è entrato Cesare Zuni al posto di Marco Rossi. Tiro aggiuntivo per il 24enne lungo ex Corato. Lo manda a bersaglio il giocatore nato a Padova. 29 a 20, quasi 30 punti realizzati per i Lions, che si confermano un grande attacco. E parleremo naturalmente di questa propensione offensiva che ormai è arcinota a livello nazionale. Qui sfortunato Lupini, il tiro da tre punti, palla sul ferro. Bisceglie può andare fino al termine. L'obiettivo è naturalmente riportarsi oltre la doppia cifra di vantaggio contro la difesa zona. Marini, difficile, passaggi lunghissimi. Forse il troppo freddo induce a sparare dei palloni veramente lunghi. È la seconda palla persa di questo tipo. Fuori tanto Leo Marini, dentro Mattia Strigo. Un cambio anche per Roma, che mette in panchina Ghirlanda. Torna con la maglia numero 50 Thomas Reale. 4 secondi e un decimo, una situazione da gestire per la formazione ospite, che vuole accorciare le distanze. Si libera ovviamente Visintin contro Zugno, prende il tiro e lo manda a bersaglio sulla sirena che non suona. Finisce il primo quarto al Pala Dolmen. Lions Bisceglie 29, Stella Azzurra Roma 22. Riprende il gioco al Pala Dolmen, più 7 Lions Bisceglie. Vito Troilo, Luca Ferrante in voce per raccontare questa gara dell'ultimo turno in andata nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West. Un protagonista offensivo senza dubbio, Luca, fino a questo momento Leonardo Marini, autore di 13 punti, l'unico giocatore della partita in doppia cifra tra i nerazzurri, mentre in casa Stella Azzurra ci sono 12 punti di Rupin. Sì, i due protagonisti sicuramente di questa partita. Marini ha messo in difficoltà molto i pivot ospiti, realizzando 13 punti, di cui 3 canestri, subendo anche il fallo. Dall'altra parte invece Rupil sta provando a non far scappare i nerazzurri, ora con 7 lunghezze di vantaggio. È trascorso quasi tutto il primo minuto di questo secondo quarto, non c'è stato alcun canestro sul parquet del Pala Dolmen. Il fallo ora di Visintin, nel suo primo personale ai danni di Cesare Zugno, che se ne occuperà. La rimessa per Bisceglie con Danilo Mazzarese, 3 under in campo per la squadra di Gigi Marinelli, che ricordiamo è, a parte Stella Azzurra, l'unica formazione del girone D che non sfrutta l'intero bonus senior, che è di 7 giocatori. Bisceglie utilizza soltanto 6 giocatori senior. Arrivato ora il canestro di Mattia Strigo, il punteggio è sul 31 a 22 per il collettivo del presidente Nicola Papagni. Rupil trova con uno scarico Visintin, la cui mano è molto precisa. Il talento di questi giocatori è evidente nella capacità di esecuzione. Si tratta di ragazzi che dedicano totalmente la loro vita alla pallacanestro, aggiungendo anche un ambiente di lavoro ideale per crescere e maturare. Arriva un altro canestro per gli ospiti con Ghirlanda. Questo è quello che Bisceglie non deve concedere a una squadra come la Stella Azzurra, la possibilità di rigenerarsi a livello di tempra con canestri facili in contropiede. L'errore da tre punti di Filiberto Dri e poi Visintin, che va fino in fondo e realizza in contropiede. Arrabbiatissimo coach Marinelli, c'era forse un fallo su Mattia Strigo. Timeout chiamato dalla panchina nerazzurra, 31 Lions Bisceglie 29 Stella Azzurra Roma. Il primo passo di Visintin è evidentemente
a livelli che non hanno nulla a che vedere col campionato di Serie B, e stiamo parlando di un ragazzo di 15 anni. Un ragazzo di 15 anni che evidentemente qualcosa in più lo può avere, al di là dei suoi pochissimi anni e della sua poca esperienza. 12 punti per lui in questa partita, 4 su 6 da 2 e 1 su 2 da 3. Giusto per coach Gigi Marinelli richiamare i suoi per un parziale di 7 a 2 per la Stella Azzurra Roma, che ha recuperato in meno di un minuto il passivo accumulato. 31 a 29, solo un più 2 per i Lions, che devono cercare di non perdere palla in attacco, perché in contropiede poi diventa veramente difficile fermare i ragazzini ospiti. 7 minuti e 57 secondi per andare all'intervallo lungo. Si riprende con i Lions in possesso di palla e naturalmente la Stella Azzurra che alza l'intensità difensiva. Stava quasi per recuperare la palla e sarebbe stato in questo caso con la complicità dei nerazzurri, però dimentica Nodrigo, il cui tiro da 3 punti è troppo lungo. Biscere non esce benissimo dal time out. Rupil prova a servire Nzie, che ha 2 falli, accoppiato con Maresca. Si prende la linea di fondo, il fallo commesso da Edoardo Maresca. Passi. Infrazioni passi. Infrazione di passi di Nzie, quindi palla recuperata per i Lions. Dentro Gianni Cantagalli al posto di Cesare Zugno. E ci si scalda anche con... posto di Danilo Mazzarese. Al posto di Danilo Mazzarese, esatto. Ci si scalda con quello che si ha, perché fa veramente freddo, è inusuale. Per quanto sia un impianto enorme il Paladomen, è abbastanza riscaldato, ma questa volta la temperatura è veramente bassa. Drigo profondo riceve, ma non si prende il tiro. Ora nuovamente riceve contro la zona della squadra ospite, uno scarico difficile per Cantagalli, che non rifiuta il tiro da 3 punti. L'assist di Filiberto Dri, e con Gianni Cantagalli Bisceglie torna sul più 5. La palla recuperata dai nerazzurri, a cui fa bene dover tenere l'uno contro uno di ragazzi giovani che hanno le gambe per attaccare in qualsiasi situazione. Adesso Maresca deve prendersi questo tiro, però lo manda sul secondo ferro, un altro tiro in campo aperto che Bisceglie doveva sfruttare. Ora Rubil accoppiato con Mattias Drigo, il taglio di Visintin che però non riceve, fa tutto da solo Adeola all'errore, toccano in 2, in 3, poi il passaggio dentro per Nzie intercettato da Maresca, lo scarico ancora per Cantagalli, quarta tripla, Gianni Cantagalli partecipa al match e scollina oltre la doppia cifra. 12 punti di Cantagalli, 37 a 29 a 6 minuti e 5 secondi per concludere il secondo periodo. Ora attacco rotto per Roma, sale per il blocco Nzie, Rupil accoppiato con Maresca, 3-2 secondi deve inventare Rupil, è un buon inventore in questo caso Marco Rupil, trova il fondo con la penetrazione vincente, ricuce ancora per il meno 6 Dri, e qui Rupil si dimostra impreparato in difesa, spende un fallo evitabile, no, perché è il suo primo personale. 5 minuti e 39, ancora lunga da qui fino all'intervallo. Sulla sirena del secondo quarto si ripeterà l'iniziativa Teddy Birtos. Intanto non si lanciano peluche, ma palloni in fondo al secchiello. Altra tripla per Filiberto Dri, ed ora Roma torna a dover fare i conti con il talento offensivo di questi Lions. Rupil, il fallo giusto fischiato a Cesare Zugno, il primo fallo di Bisceglie nel secondo quarto. Si parlava del Teddy Birtos, l'iniziativa che fin dal 2014 contraddistingue i Lions Bisceglie, furono il primo club in Puglia ad aderire al lancio simbolico dei pupazzetti di peluche sul parquet, e poi pupazzetti che saranno donati ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale
Vittorio Emanuele secondo, la tripla intanto di Rupil che accorcia ancora 40 a 34. È una bella partita questa del Pala Dolmen, ultima di andata nel girone B del campionato di Serie B. Ora praticamente una prateria per Edoardo Maresca con l'assist di Cesare Zugno, e Roma in questo caso dimostra qualche falla difensiva. Un altro pallone dentro per Nzie che fa saltare Maresca sulla finta. Visintin palleggia, arresta e tiro corto, rimbalzo che finisce praticamente nelle mani di Visintin, lo stoppa Maresca. C'è forse un contatto tra il piede di Ghirlanda e la linea di fondo, gli arbitri non se ne ravvedono e fischiano il fallo successivo che c'è a Edoardo Maresca su Visintin, che andrà in un'età per due tiri liberi. I ritmi sono ancora altissimi. Sono ancora altissimi. I Lions hanno da fare con Marco Rupilla, già 17 punti messi a referto con 4 su 6 da 2 e 3 su 4 da 3. Ora in lunetta Matteo Visintin, un altro protagonista con la stella azzurra Roma, ha messo il primo tiro libero, invece ha sbagliato il secondo, e Lions ora possono ripartire. Ripartono dal tagliafuori di Gianni Cantagalli, giocatore che sta dando il suo contributo anche in difesa. Ora un contatto tra Visintin e Zugno, non c'è alcun fischio arbitrale, lo scarico per il tiro da tre punti sbagliato da Maresca, e poi Zugno a conquistare il rimbalzo in attacco, la tripla fallita da Mattias Drigo. C'è un fischio, è un'interferenza a canestro offensiva che quindi vanifica il tutto. Torna in campo Leo Marini al posto di Edoardo Maresca, spazio nuovamente ad Andrea Chiriatti per Filiberto Dri. 42 a 35 il punteggio per la formazione di casa, che ricordo è in maglia blu, mentre la stella azzurra Roma, che è in trasferta, indossa la divisa bianca. E vedremo quale sarà l'impatto di Marini in questo scorcio del secondo periodo, che va concludendosi, consegnato per Rupil che spara subito l'errore, l'imbalzo di Ghirlanda. Questa volta l'azzardo ha portato comunque un extra possesso alla squadra di Prosperi, che ora però deve ricorrere a una soluzione offensiva reale dalla media distanza. Mette un altro canestro e tiene viva la partita con la stella azzurra che riduce il divario a 5 lunghezze, 42 a 37. Zugno fino in fondo, si protegge, bravo l'ex Cantù, mette un canestro di una certa difficoltà. 44 a 37 si aggiorna il punteggio. Nzie non guarda neanche il canestro, serve Rupil che pesca poi Reale accoppiato con Zugno, non lo riesce ad attaccare. Ghirlanda contro Drigo, resta Drigo contro Ghirlanda, vuole l'isolamento il mezzo lungo ospite, spara da tre punti, l'errore, il buon tagliafuori di Marini, il rimbalzo a ripulire tutto di Gianni Cantagalli, ancora Drigo e poi Marini che fa ottimamente saltare sulla finta Anzie, mette un altro canestro, 15 punti per lui, ormai in lotta con Rupil per la palla di top scorer del confronto, ma conta soprattutto vincerla questa partita. Uno scarico difficile per Ghirlanda servito da Reale, ora il consegnato per Adeola che resta con Cantagalli, prende la linea di fondo, sbaglia, rimbalzo di Marini, vuole correre, bisceglie con Cantagalli, trovato Chiriatti, passaggio sporcato, Madrigo riesce a servire di ritorno Chiriatti sulla linea da tre punti. Marini non se la sente di tirare, continua a far girare palla, bisceglie a buona velocità, ha trovato Chiriatti per un'altra tripla che va a bersaglio proprio sul mezzo blackout che non risparmia il Pala Dolmen. 49 a 37 è il massimo vantaggio per i nerazzurri, e ora toccherà a chi si occupa dell'impianto cercare di capire che cosa è accaduto. Ed ecco che l'attenzione si sposta sul grande Matteo Niro, che dovrà provare a risolvere questa situazione. Un calo di corrente, a dire la verità, nel settore centrale del campo e solo su alcune plafoniere davanti agli spalti. Ci fermiamo, riprendiamo quando
naturalmente la partita sarà tornata nel vivo. Riprende il gioco al Paladolmen dopo una decina di minuti di sospensione per un blackout, in realtà parziale, solo alcune plafoniere dell'impianto elettrico erano saltate. Il forte vento e il freddo causa anche questo. 49 a 37, ripristinata la pienissima visibilità, si completa questo secondo quarto, due minuti ancora per andare all'intervallo, lungo la palla sotto per Zie che accorcia le distanze. Bisceglie aveva toccato proprio in occasione del blackout il massimo vantaggio con la tripla realizzata da Andrea Chiriatti. Ora in attacco la formazione di Gigi Marinelli, l'errore di Leo Marini, rimbalzo poi conquistato da Reale e Adeola che va a realizzare accorciando ancora le distanze. Per il momento, Luca, meglio la Stella Azzurra alla ripresa del gioco. Sì, è rientrata molto meglio la Stella Azzurra con un piccolo parziale di 4-0. Qui intanto viene fischiato un fallo a Visintin, suo secondo personale. Sì, fallo evitabile, tra l'altro a palla lontana, ed ecco che Prosperi preserva il suo talento. Torna in campo Rupil, che peraltro è il miglior realizzatore della gara fino a questo momento. Si soffre davvero il freddo al Paladolmen ed è una notizia anche questa, perché di solito non è così. C'è un tocco di un giocatore della Stella Azzurra sul passaggio di scarico di Marco Rossi indirizzato a Drigo. Restano 12 secondi per l'attacco del collettivo nerazzurro, 1 minuto e 14 invece al termine del primo tempo di questa gara della quindicesima e ultima giornata d'andata nel gruppo D del campionato di Serie B di pallacanestro. La dicezione difficile per Bisceglie con Andrea Chiriatti, ora il blocco di Marini, Rossi pesca Mattias Drigo, col palleggio arresto e tiro riporta i nerazzurri sul più 10 e soprattutto scollina quota 50 punti realizzati per i Lions. Bisceglie, miglior attacco dell'intero campionato di Serie B. Adeola adesso prova a creare separazione fra sé e l'avversario diretto che era Cantagalli, poi il tentativo con l'arcobaleno di Reale, l'errore, il rimbalzo di Mattias Drigo, pallone difficile nel traffico per Cantagalli che lo addomestica. Siamo già negli ultimi 30 secondi in pratica di questo secondo quarto. Marini servito da Andrea Chiriatti, un altro assist in carriera per il capitano, altri due per il centro veneto e sono 17 punti per Leo Marini. Non può andare fino in fondo la Stella Azzurra in questo ultimo scorcio del secondo quarto. Un fallo intelligente speso da Marco Rossi su Rupil non manda in lunetta la formazione di Prosperi, pronto a rientrare Cesare Zugno. C'è time out in campo, 10 secondi 8 decimi, punteggio 53 Lions Bisceglie, 41 Stella Azzurra Roma. Anticipiamo il commento di questi primi due quarti, una partita forse in linea con le aspettative, la voglia di Roma di incidere, di imprimere dei ritmi alti sulla gara, ma Bisceglie che questi ritmi li accetta e li sa anche gestire. Bisceglie sì che sa gestire questi ritmi, lo sta dimostrando con 53 punti segnati in praticamente due quarti, con una buona prova d'attacco e una prova difensiva in buona tenuta, con la Stella Azzurra che è un po' calata nel finale di primo quarto. I bambini intanto sono pronti, li vedete forse sulle ringhiere, pronti a lanciare i pupazzetti, il Teddy Bear Toss. Questa tradizione che si confermerà ancora una volta in casa Bisceglie. La rimessa per Roma. Adeola ha messo la palla nelle mani di Ghirlanda, 8-7 secondi, se la gioca lui contro
Mazzarese, due secondi fino in fondo, fallo a 9 decimi dal termine, chiamato a Danilo Mazzarese, e due tiri liberi in arrivo per la Stella Azzurra Roma. Un fischio non condiviso da alcuni giocatori nerazzurri. Fuori Inzie, dentro Francioni. Inzie a due falli, quindi giustamente con 9 decimi residui meglio non rischiare. In unetta quindi Matteo Ghirlanda per due tiri liberi. Non avrà molto tempo il team nerazzurro per provare una replica. Intanto Ghirlanda mette il primo tiro libero. Due su due, e ora la rimessa lunga. Spara Mazzarese e parte il lancio dei peluche sul parquet del Paladone. Ecco il Teddy Birtos dei Lions Bisceglie. Si conclude il primo tempo. Avanti i Lions Bisceglie 53 a 43 sulla Stella Azzurra Roma. Venti minuti ancora tutti da vivere qui al Paladolmen, con Stella Azzurra Roma ora in possesso della sfera. È iniziato il terzo quarto e comincia subito molto bene Marco Rupil, che mette a segno il suo un altro canestro, 19° punto per la guardia classe 2001. Prova a rispondere Edoardo Maresca, ma suo tentativo non va a bersaglio. Extra possesso per i Lions in questa occasione, per un tocco di Inzie. Otto di vantaggio per la formazione coach Marinelli, erano 10 all'intervallo. Lungo, partita gradevole e al momento aperta quella tra i Lions Bisceglie e la Stella Azzurra Roma. Il tiro sbagliato da Leo Marini, rimbalzo conquistato da Anzie. Roma che deve comunque fare i conti con i problemi di falli di alcuni suoi giocatori, nella fattispecie Boczewski e Anzie, che ne hanno entrambi due. Boczewski che poi non ha più messo piede sul parquet. Ora una palla recuperata dalla formazione di casa, che punta a vincere questa partita. Sarebbe il quinto successo consecutivo e decimo stagionale per la formazione pugliese. Il blocco di Maresca non sfruttato da Dri, un tocco col piede. Restano ora 14 secondi a disposizione per il team di casa, che usufruisce di questa rimessa in attacco. 12 punti il massimo vantaggio con la tripla di Chiriatti per il 49 a 37. Roma è stata davanti solo 4-0 all'inizio della partita, proprio nelle primissime battute. Ancora molto profondo Leo Marini contro Onzie, elude il suo tentativo di stoppata, riporta in doppia cifra il vantaggio della squadra di Marinelli. Per Leo Marini 19 punti. E Rupil a lavorare col blocco di Inzie, lo scarico per Reale, trovato Visiting, vuole giocare contro Cantagalli, l'uno contro uno, la palla dentro per Inzie, un proiettile, poi deve inventare il tiro sullo scalere del 24, Ghirlanda lo mette sul ferro e già dall'altra parte Bisceglie, trovato in sovrannumero, Filiberto Dri per la tripla del più 13, 58 a 45 con l'acuto di Filiberto Dri, che suona alla carica e Bisceglie prova adesso a mangiarsi gli avversari. La stoppata di Maresca, ora accoppiato con Zie, il consegnato per Cantagalli che spara in faccia a Zie, l'errore a tre punti di Gianni Cantagalli, rimbalzo di Visintin, velocissimo, prova a commettere fallo ai suoi danni Edoardo Maresca, arriva un fischio di antisportivo.
fallo antisportivo che non ci voleva proprio ora per i Lions, che avevano suonato, quindi avevano provato a chiudere la partita con un 5-0 di parziale grazie al sinistro di Leonardo Marini e poi alla tripla in contropiede di Filiberto Dri. Due tiri liberi per Matteo Visintin, che ha realizzato il primo e anche il secondo, 2-2 per la guardia classe 2004. Ora possesso anche per gli ospiti dopo il fallo antisportivo fischiato a Edoardo Maresca proprio su Visintin, che nella grafica è chiamato Visintin, ma c'è soltanto un errore. E qui però una coincidenza col giocatore, col pivot di Nardo, che si chiama Vittorio Visintin. Ora arriva una tripla realizzata da Rupin con un fallo ingenuo e qui Roma in pratica riapre i conti ricucendo sul meno 8 con il tiro aggiuntivo che Rupin manda a bersaglio. Il punteggio quindi aggiornato sul 58-51 in un amen. Un paio di ingenuità dei nerazzurri hanno permesso alla squadra ospite di ricucire il gap. Ora Marini contro Nzie, lo fa saltare sulla fitta, cambia mano, sbaglia però Marini, rimbalzo di Ghirlanda e Roma può ancora accorciare il divario. Bisceglie aveva toccato il massimo vantaggio sul più 13, ora Rupil passa il pallone nelle mani di Cantagalli, che purtroppo per lui è un avversario, e qui c'è il contatto tra Ghirlanda e Dri. Rimessa in attacco per i Lions, non sono stati ravvisati gli estremi per un fallo che in questo caso sembrava piuttosto evidente, eppure niente da fare. Il consegnato da Maresca per Marco Rossi, si farà anti per il blocco Marini, Rossi va fino in fondo, l'errore, il rimbalzo che non riesce a tenere la stella azzurra. Restano 14 secondi per l'attacco dei Lions, 58-51, 6 minuti e 34 per andare all'ultimo intervallo di questa gara. Gianni Cantagalli alla rimessa in zona d'attacco. Roma perde ora Dri, che spara subito, l'errore, rimbalzo di Nzie. Un po' calate in questa fase le percentuali in attacco per la squadra di Gigi Marinelli, blocco di Nzie per Reale che va fino in fondo e accorcia ancora. Adesso il parziale aperto è di 8-0 per la Stella Azzurra, 58-53, serve una scossa alla squadra di casa. Riceve Dri, adesso il blocco cieco di Maresca, la palla persa da Rossi, recupero di Reale e rocambolescamente Roma ha il pallone per scalare ancora un po' di score dal suo passivo. Si prende il tiro ma lo sbaglia Ghirlanda. Roma che continua a lavorare tantissimo sulle linee di passaggio dei Lions. Cantagalli riceve nuovamente da Maresca, la palla sotto per Marini, praticamente triplicato, ora perso Dri dall'assist di Marco Rossi, arriva la tripla che riporta Bisceglie sul più 8. Grande circolazione di palla dei Lions. Beh, grande azione qua dei Lions, che continuano molto bene a far girare la palla. Qui la Stella Azzurra Roma si era perso Filiberto Dri, che ha realizzato la seconda tripla consecutiva e il nuovo più 8. Poi l'errore di Visintin contro la difesa 2-3 chiamata da Marinelli, ancora Dri, ancora Dri, altra tripla, più 11, un altro squillo, 64-53. Rupil prova a replicare, spara, tocca a Cantagalli, tocca a Nzie, il rimbalzo lo controlla proprio Filiberto Dri, che si erge in questa fase della gara ad assoluto protagonista. Resta a zona la Stella Azzurra, Dri ora raddoppiato, trova sulla linea Marco Rossi per il tiro da tre fallito. Visintin pesca in contropiede Reale, che accorcia le distanze, prova con i ritmi alti la Stella Azzurra
a restare in partita. Ora Bisceglie ha un'altra opportunità offensiva. La difesa zona della Stella Azzurra non è proprio precisissima e Cantagalli la punisce con un'altra tripla. Roma non copre gli spazi in maniera adeguata, spesso ci sono due giocatori troppo ravvicinati nello schieramento a zona e Bisceglie ne approfitta. Qui poi Reale ci mette del suo, perde un pallone in maniera del tutto gratuita. 67-55, 3 minuti e 40, time out chiesto da coach Prosperi. Forse questo è il momento in cui i Lions devono cercare di dare lo strattone decisivo. È il momento giusto per provare ad ammazzare la partita. La Stella Azzurra Roma sta cercando di rimanere aggrappato al punteggio sfruttando anche qualche contropiede, ma i Lions hanno il pallino del gioco in mano e lo stanno dimostrando soprattutto in attacco con diverse triple già realizzate in questo quarto sia da Filiberto Dri che da Gianni Cantagalli. Lions che ora stanno cercando di mantenere la stessa intensità anche in difesa, provando una difesa a zona. Al momento top scorer della partita Marco Rupil con 23 punti, segue Leonardo Marini con 19, per i Lions 16 di Filiberto Dri, 15 di Cantagalli, 5 di Chiriatti, 4 di Drigo, 2 per Zugno, Maresca e Rossi e Mazzarese, mentre per la Stella Azzurra Roma 15 di Visintin, 6 di Reale, 4 per Ghirlanda e Nzie e 3 per Adeola. Da notare le 5 triple di Cantagalli, il 4 su 4 da 3 punti per Filiberto Dri, ha segnato 4 canestri pesanti anche Rupil per la Stella Azzurra. Torniamo nel vivo della partita, profondo Leo Marini contro Nzie che lo stop, qui è stato poco furbo Marini, è andato un po' incontro alla stoppata. Reale da 3 punti, l'errore, rimbalzo di Cantagalli, Bisceglie con 12 punti di vantaggio. Adesso c'è un fallo fischiato a Maresca su Rupil, fallo in attacco. Fuori Maresca, dentro Mattias Drigo. Tre falli di squadra commessi da Bisceglie in questo terzo quarto. La Stella Azzurra ancora a zero. Sì, terzo fallo personale anche per Edoardo Maresca. Una piccola tevola per coach Gigi Marinelli che preferisce sostituirlo con Mattias Drigo. Ora avanti Stella Azzurra Roma con l'ottimo terzo tempo di Matteo Visintin che riduce a 10 le lunghezze di distanza dai Lions. Sì, zona 2-3 chiamata da Marinelli, ancora zona anche Roma, qui nulla può Nzie contro il taglio preciso di Leo Marini, l'assist di Filiberto Dri, di nuovo più 12 Bisceglie che adesso vuole mettere le mani sulla partita in maniera definitiva e continua con la difesa a zona, servito Nzie che però è poco propositivo, spara da 3 punti Reale. Zie lotta a rimbalzo, ultimo a toccare e Marini, la rimessa è per la formazione ospite e coach Marinelli penso abbia chiesto ai suoi di adeguarsi alla situazione. Partono a zona senza dubbio, arriva però un taglio di Ghirlanda e Roma accorcia ancora sul meno 10, 2 minuti e 15 secondi per concludere la terza frazione di questa gara. In angolo Chiriatti, non se la sente di tirare, riapre per Filiberto Dri, la palla sotto per Marini contro Ndie. Zie prende il tiro e lo sbaglia, l'imbalzo di Rupil che arriva la chiamata di palla accompagnata i Palming. Se dobbiamo essere sinceri, la chiamata arriva adesso, però molti dubbi su un certo tipo di ball handling da parte di Rupil e non solo, c'erano già dai primi minuti della partita.
attacco per la squadra di casa con Marco Rossi, trovato Chiriatti, i tagli dei lunghi che però sono ben coperti qui dalla zona molto aggressiva di Roma. Drigo si gira, l'errore, l'imbalzo in attacco di Andrea Chiriatti, extra possesso per i nerazzurri che hanno 24 secondi e non 14 perché avevano perso il possesso, e ora il fallo di Visintin su Mattias Drigo e il suo terzo personale, rimessa per Bisceglie, primo fallo di squadra della Stella Azzurra in questo terzo quarto dopo 8 minuti e mezzo. Al di là dei ritmi alti, insomma, forse qualche fischio è saltato, Luca. Eh sì, molta Roma che conserva molto i fattori falli, però che cerca comunque di rimanere aggrappato alla partita con questi contropiedi che la compagine nerazzurra deve cercare di evitare. Qui arriva un altro canestro di Visintin su situazione di contropiede e meno 8. Profondo, Leo Marini, si sentono, eccolo, finalmente il fallo antisportivo, perché se si fischia quello di Maresca dall'altra parte, adesso siamo d'accordo. Fallo antisportivo chiamato al numero 49 della Stella Azzurra, Ghirlanda. Ok, l'aggressività, ma c'è un limite a tutto. Due tiri liberi e possesso di palla per i nerazzurri. Lunetta, Leo Marini, applausi per Filiberto Dri, torna Cesare Zugno. Un minuto e un secondo, Bisceglie non riesce ancora a dare lo scatto decisivo. Merito anche alla Stella Azzurra che sta facendo la sua onesta partita e anche qualcosa di più sul parquet del Paladone, confermando quelle che poi in fondo erano le aspettative. 2 su 2 per Leonardo Marini, che sale così a quota 23 punti realizzati, aggiunge anche 7 rimbalzi e 4 falli subiti. La rimessa per i Lions, il consegnato da Marini per Cesare Zugno, che si trova ad amministrare questa fase della gara nel ruolo di playmaker in campo insieme a Marco Rossi. L'ultimo a toccare è Nzie, la rimessa è per Bisceglie. Più 10, palla in mano per i nerazzurri. Si libera Andrea Chiriatti, Rossi dal blocco di Marini, riapre per Zugno, completato il triangolo d'attacco. Non parlo, non commento neanche questo non fischio. Rimessa Stella Azzurra, giudicate voi, insomma. Noi Chiriatti, abbiamo anche il monitor. Chiriatti era scivolato, forse. Sicuramente non da solo. Non da solo. Mettiamola così. L'arbitro ha deciso che non c'erano gli estremi per un fallo e quindi rimessa per la Stella Azzurra, che realizza ancora un canestro con Matteo Visintin. 21 punti per lui fino a questo momento e ancora meno 8 per la compagine ospite. Ora in avanti Lions. L'errore di Marco Rossi e poi il fallo di Chiriatti su Rupil. 9 secondi e 7 decimi. Primo fallo per Andrea Chiriatti. E Roma può andare fino alla fine di questo terzo quarto. Ha un po' riaperto i conti. Vediamo se riusciranno ad andare a segno, come è capitato anche nel primo quarto. È proprio così. Reale accorcia 71 a 65. Il punteggio a 10 minuti dal termine. Sei punti di vantaggio per i Lions. Bisceglie a 10 minuti dalla conclusione di questa gara del quindicesimo e ultimo turno del gruppo D del campionato di Serie B Old Wild West, con la Stella Azzurra, Roma, Vito Troil e Luca Ferrante per raccontare il match. Si apre l'ultimo quarto con un tentativo fallito da Leonardo Marini e gli avversari, che possono gestire un nuovo possesso con la legittima aspirazione ad accorciare ancora le distanze. Rupil contro Drigo, riapre per Ghirlanda che è preciso e accorcia 71 a 68. È il momento di maggiore contatto
tra le due formazioni da praticamente dall'inizio del match. Il massimo vantaggio per i nerazzurri sul più 13, 58-45, grazie a Filiberto Di. Ora il fallo di Reale su Marco Rossi, in arrivo due tiri liberi per il 38enne playmaker dei Lions, una carriera infinita la sua, contrassegnata da grandissime soddisfazioni, soprattutto con la vittoria di due Coppe Italia di Lega 2, dell'allora campionato di Lega 2, alla guida in campo di Veroli, città in cui ha naturalmente lasciato un grande ricordo. Marco Rossi ha giocato oltre 10 stagioni in A2. 2 su 2 per lui, sceglie e torna sul più 5, e adesso bisogna fare sul serio per mettere a tacere le velleità degli avversari. Rupil da 3 punti non va, tocca rimbalzo Zugno, perfeziona il tutto Mattias Drigo, ora perso dalla squadra ospite, l'errore di Drigo qui in avvicinamento a canestro. Nzia raccoglie il rimbalzo, Visintina ha una velocità supersonica, davvero incredibile il talento di questo ragazzo. Linea di fondo per Reale, che finisce per Ghirlanda, che finisce per trovare il contatto con Leo Marini, fallo. Due tiri liberi per il numero 49 della Stella Azzurra Roma. C'è un richiamo alla panchina dei Lions. E intanto la Stella Azzurra si è avvicinata più che mai ai Lions. Con Ghirlanda. Ghirlanda fallisce il primo tiro libero, poteva con un 2 su 2 tornare a un solo possesso di ritardo il team di Massimo Prosperi. Il secondo invece è realizzato 73-69, quando mancano 8 minuti e mezzo al termine di questa partita che chiude il girone d'andata del campionato di Serie B. E Bisceglie che pesca Drigo con il gioco alto basso tra i due lunghi e l'assist di Leo Marini, due facili per l'ala forte originaria di Palermo. 75-69 il parziale aggiornato. Ora Visintin che prova a salire in cattedra, trova Ghirlanda che accorcia, e ora la partita si fa decisamente interessante. Ancora a zona la Stella Azzurra, un pallone difficile per Chiriatti, poi Marini contro Nzie, va all'indietro Leo Marini, ottimo movimento, 25 punti, di nuovo più 6 Bisceglie. Qui Ghirlanda esagera, trova un fallo, è difficile, è veramente difficile non lasciarsi andare. Due tiri liberi in arrivo per Ghirlanda, fuori Marco Rossi, dentro Cantagalli, poi per carità, al netto della partigianeria, noi commentiamo la pallacanestro da tantissimi anni, quindi siamo abituati, però ci sono delle enormità che non si possono davvero vedere. Ha sbagliato il primo tiro libero Ghirlanda, 1 su 2 per lui, meno 5 Stella Azzurra, 77-72. E l'attacco per i padroni di casa. Zugno non trova sbocchi per il tiro, serve Chiriatti e trova il fallo di Nzie. Al secondo, terzo contatto però, il fischio non arriva subito. Eh sì, un po' discutibile il fallo di prima, molto discutibile il fallo di prima, qui è arrivato il giusto fallo su Andrea Chiriatti, che ora va a due tiri liberi per aumentare il gap di vantaggio. C'è qualche problema forse per Agustin Zie? Ce la fa e ci fa naturalmente molto piacere.
forse nel contatto ha avuto un impatto non facile con la mano, però sembra farcela. Mette primo tiro libero intanto Andrea Chiriatti. 7 minuti e 11 secondi. Due su due per il capitano, 79 a 72 più 7. Ora serve la difesa ai nerazzurri, che hanno concesso un po' troppo nel terzo quarto, insomma più in generale nella partita. Si poteva fare molto di più. Qui sbaglia praticamente un gol a porta vuota Ghirlanda, non Andrea Chiriatti, servito in contropiede, si fa beffe di Visintin e porta di nuovo Bisceglie sul più 9. Un break del capitano, 81 a 72. E ora i Lions sentono l'odore della gara. C'è un fallo, tiro da tre punti sbagliato da Visintin. Il fallo è di Nzie in attacco, quindi la spinta di Nzie ed è il quarto fallo personale. Ora sinceramente, proprio perché la partigianeria non ci appartiene, questo fallo di Nzie non so dove l'abbiano visto. Forse avrà notato una spinta il direttore di gara. Fatto sta, una piccola ingenuità di Nzie, anche se Visintin non avrebbe realizzato il tiro da tre punti. Dall'altra parte Gianni Cantagalli fallisce il tiro dai 6,75 m. Ancora più 9, è un errore pesante, perché sicuramente poteva dare ai Lions. Cosa hanno fischiato? Serve la difesa per i Lions. Qui altro fallo fischiato a Mattias Drigo. Però andiamo a farci benedire tutti quanti se si fischia sta roba. Cioè, ci lascia veramente perplessi. E anche una mano sul corpo per Mattias Drigo. Intanto Visintin fa dribbla tre giocatori dei Lions e mette a segno l'81-74 quando mancano 6 minuti alla termine della partita. E ricominciamo tutto da capo, si direbbe in casa Lions. Onore alla Stella Azzurra, con grande tenacia sta tenendo aperta questa partita. Drigo da tre punti, ancora un errore, ma un tiro molto ben costruito dai nerazzurri, che stanno facendo una bellissima partita in attacco. Forse in termini di produttività stanno un po' lasciando qualcosa, come in questo caso con Andrea Chiriatti, una mezza parata di Marini e poi la palla recuperata. Bravissimo Leo Marini, qui ci ha creduto e ha provocato la palla persa di Nzie. Torna Danilo Mazzarese in casa nerazzurra, esce Mattias Drigo, abbassa di fatto il quintetto coach Marinelli. Ora Andrea Chiriatti giocherà di fatto da numero 4, anche se lo tiene Rupil in difesa. Questo è l'accoppiamento scelto da Prosperi, mentre Visintin si occupa di Cesare Zugno. È tornata uomo la Stella Azzurra, è consegnato per Zugno che riapre per Cantagalli e poi ancora Leo Marini che fa valere il suo talento. 27 punti per il lungo di Padova, di nuovo più 9 Bisceglie, 83 a 74. Meno di 5 minuti al termine, Reale da 3 punti ricuce ancora il gap, meno 6. 83 a 77, si sono alzate le percentuali della Stella Azzurra nel secondo tempo, va detto a merito degli ospiti, non tanto a discapito dei nerazzurri, che la partita la stanno facendo da tre punti. Zugno, l'errore, rimbalzo catturato da Andrea Chiriatti. Restano 14 secondi per i nerazzurri. Cantagalli nella tonnara stellina, ancora Cantagalli con un passo indietro, il tiro però è corto. Lamentava un fallo di Visintin, ma figuriamoci se Ugolini e Scaramellini possono essere d'accordo con il parere di un giocatore nerazzurro. Zie accorcia le distanze ancora sul meno 4 e la partita resta aperta. Con questo metro arbitrale poco chiaro e ancora meno credibile, diventa anche pericoloso giocarsi in un finale
punto a punto in casa, perché tutto è questo arbitraggio tranne che casalingo. Marini, tiro entra ed esce, tocca a Zugno ed è l'ultimo a toccare. Rimessa Stella Azzurra Roma, 3 minuti e 34, torna Marco Rossi, torna anche Mattia Srigo, fuori intanto Reale per la Stella Azzurra, si rivede Adeola. Dentro Drigo, sono usciti Zugno e Mazzarese, torna in pratica col quintetto che ha aperto la partita coach Marinelli. Inzie, ancora l'errore, il pallone balla sul ferro, questa volta va bene ai nerazzurri perché la Stella Azzurra poteva tornare sul meno 2. Cantagalli dalla media distanza, l'errore, il tocco di Inzie, poi perfeziona il recupero del pallone Rupiglia. Allora, 3 minuti da giocare, gara ancora tutta aperta al Paladolmen. Visintin qui combina una fesseria, serve un pallone imprendibile per il suo compagno di squadra, fuori Chiriatti, dentro Filiberto Dri, c'è un time out in campo, 2 minuti e 49 secondi da giocare, più 4 Lions Bisceglie. Quattro punti di vantaggio per i Lions Bisceglie e possesso di palla, restano due time out a testa agli allenatori, deve uscire Leo Marini, dentro Edoardo Maresca. È rientrato anche Filiberto Dri tra le fila dei Lions per questo finale di partita ancora incerto. 14 secondi per questa azione dei nerazzurri. Marco Rossi trova Cantagalli, il blocco di Mattia Strigo, una palla difficile, aveva toccato Adeola, 3 secondi, 2, deve tirare Dri su ferro, rimbalzo di Visintin, 2 minuti e 20. Ghirlanda si prende la responsabilità del tiro, non lo mette, rimbalzo di Marco Rossi che rallenta e prova a far ragionare i suoi. Si lavora per Filiberto Dri. Maresca, consegnato per Rossi, errore, rimbalzo di Mattias Drigo fino in fondo, ancora contatti, ma quando fischia l'anno di mai, il mese di poi, è incredibile. La palla recuperata dalla Stella Azzurra, perdonatemi, ma veramente stiamo guardando delle robe al limite, il contatto era nettissimo tra Anzie e Drigo, sarebbe stato il quinto fallo e vabbè. E qui invece è stato fischiato un fallo in attacco a Filiberto Dri, terzo personale in difesa. Lions che hanno quindi esaurito i 4 falli disponibili, prossimo canestro la Stella Azzurra Roma potrà usufruire di 2 tiri liberi. 1 minuto e 45 ancora da giocare. La rimessa nelle mani di Ghirlanda, poi spara da 3 punti e sbaglia Visintin. Il rimbalzo di Mattias Drigo, 1 minuto e mezzo. E Rossi che amministra la
situazione. Importante ora fare canestro per la compagine di casa. Dri mette palla per terra, lo scarico per Drigo, da tre, Drigo! La tripla del più 7 che potrebbe togliere le castagne dal fuoco. 1:10, ma bisogna alzare l'intensità adesso anche in difesa, lo capisce il pubblico pur infredolito del Paladolmen. Adeola si ritrova col pallone in mano, trova Rupil che spara, non va e lo spingono. Cantagalli, buongiorno, arriva il fallo di Ghirlanda su Cantagalli. Teo Grazias, se ne sono accorti persino Edoardo Ugolini di Forlì ed Elias Caramellini di Coglia al Metauro, che tutto hanno fatto tranne che arbitrare bene questa partita. Ultimo minuto di gioco, più 7, palla in mano Pisceglie, raggiunge il bonus ora la Stella Azzurra. Cantagalli tiene palla, vuole far girare il team di Marinelli, lavorando anche col cronometro. Dri da posto, Dri! La tripla del più 10 ed è il colpo del KO per la Stella Azzurra. Il fallo di Rossi su Visintin, due tiri liberi in arrivo per il talento della Stella Azzurra. Terzo fallo personale per Rossi e la tripla di Dri ha praticamente forse mandato in ghiaccio la partita. Sarà adesso davvero difficile per la Stella Azzurra recuperare, soprattutto con Visintin che sbaglia anche a cronometro fermo il primo tiro libero. 5-5 da 3 per Filiberto Dri, grande protagonista del match. 1-2 per Visintin, pressione della Stella Azzurra abbondantemente superata, ma si giocherà fino in fondo. Il fallo di Ghirlanda su Cantagalli, i Lions che hanno dimostrato anche grande freddezza dalla lunetta, finora nessun errore a cronometro fermo. Possiamo dire però che in difesa Bisceglie ha fatto un passo indietro rispetto alle partite precedenti, lo dimostra anche il fatturato della Stella Azzurra che ha segnato 80 punti al Paladone. Sono francamente troppi per quello che i Lions possono comunque esprimere. Intanto 2-2 di Cantagalli e time out. Le Azzurri che hanno concesso qualcosa alla Stella Azzurra Roma, infatti Rupil e Visintin che hanno realizzato 23 punti ciascuno si sono fatti sentire e sono rimasti in partita fino alla fine. Ora c'è un time out chiamato da coach Prosperi a 23 secondi e 6 decimi dalla fine. La Stella Azzurra naturalmente coltiva l'idea, non si sa mai, di limare il passivo, perché la differenza canestri potrebbe diventare un fattore nel caso in cui, e ci sembra questo il caso, la Stella Azzurra dovesse vincere molte partite in casa. Naturalmente l'auspicio dei tifosi nerazzurri è che sia di ben altro tipo la classifica dei Lions da qui fino all'ultima giornata della regular season, ed è assolutamente legittimo confidare di non doversi trovare a giocare per la differenza canestri con la Stella Azzurra. L'errore di Visintin, rimbalzo di Filiberto Dri, 10 secondi, potrebbe bastare così, ed è proprio così, finisce con la vittoria dei Lions Bisceglie che domano la Stella Azzurra Roma 91-80 e aprono il 2020 con la quinta vittoria consecutiva, un successo che permette alla formazione di Gigi Marinelli di concludere il girone d'andata con 10 vittorie a fronte di 5 battute d'arresto, ma è soprattutto la quinta affermazione di fila che lascia ben sperare. I Lions sembrano comunque aver trovato
la quadratura. Una vittoria importante sotto tutti gli aspetti. I Lions che hanno conquistato il quinto successo consecutivo ed è un ottimo biglietto da visita per l'inizio del girone di ritorno. La Stella Azzurra Roma non riesce a conquistare la seconda vittoria stagionale in trasferta e deve accontentarsi solamente di una buona prestazione, visto che è rimasta in partita per tutta la gara. Per i Lions 27 Rimarini con 9 rimbalzi, top scorer del confronto, 19 Filiberto Tri con 5 su 5 da 3, 17 per Cantagalli con 5 triple, poi 9 di Drigo, 4 di Rossi, 9 anche di Chiriatti, 2 di Zugno, 2 di Mazzarese. Non è andato a segno, non è andato in campo Davide Mezzina. Ci sono anche 2 punti per Edoardo Maresca nella Stella Azzurra. 24 di Visintin, 23 di Rupil, 13 di Ghirlanda e 11 di Reale, a cui si aggiungono i 6 punti di Zie della panchina. Ha segnato soltanto Adeola, 3 punti e la differenza è tutta lì. I Lions apriranno il girone di ritorno con la trasferta sul campo di Sant'Antimo, dalla Partenope Sant'Antimo, nella 16ª giornata. Questo è il quadro. Il prossimo incontro casalingo invece il 19 gennaio qui a Paladone con Cassino. Ci sarà da vendicare l'inopinata sconfitta della gara d'andata e quella che è stata in pratica poi l'unica vittoria di Cassino fino a questo momento in campionato. È davvero tutto con queste immagini di giubilo per i Lions Bisceglie, che hanno battuto 91-80 la Stella Azzurra Roma. Ecco il risultato finale che ci mostra in grafica Antonio Lo Popolo, che ringraziamo unitamente a Mimmo Mastandrea in regia, Davito Troilo, Luca Ferrante. È tutto, alla prossima.